È uscita di casa alle 4 di notte dopo un diverbio coi genitori che l'avevano rimproverata per essere tornata tardi dopo una serata passata con gli amici. Si è recata al parco del quartiere Novello, l'ha attraversata e da lì ha raggiunto i binari della ferrovia. Ha aspettato il primo treno e si è buttata sotto. Poco lontano da lei, gli investigatori hanno ritrovato il cellulare nel quale si leggevano gli ultimi messaggi dei familiari che, preoccupatissimi, le chiedevano di tornare a casa. Un gesto apparentemente inspiegabile, quello di una tredicenne di Cesena, così come sembra inspiegabile un altro suicidio avvenuto praticamente in contemporanea all'ospedale Bufalini venerdì notte, quando uno studente universitario si è lanciato nel vuoto. In questi casi si parla spesso di una causa scatenante, un brutto voto a scuola, un litigio coi genitori o addirittura la propria squadra di calcio che perde. Problemi all'apparenza insignificanti, ma che possono nascondere un grande malessere. Diventa insormontabile perché non ci sono strumenti adeguati per affrontare le varie montagne della realtà. E le montagne sono alte a seconda della mia capacità di scalarle o meno. Malessere che sempre più spesso sfocia in un disturbo del comportamento, che si manifesta quindi non a livello mentale, ma con un'azione vera e propria, spesso violenta, come può essere un'aggressione, in questi casi un suicidio. Gli adolescenti di adesso sono più esposti a questo genere di rischi rispetto a quelli di un po' di anni fa? Allora, dato che il numero dei suicidi è percentualmente in aumento, evidentemente qualcosa sta cambiando. Prima di arrivare a questi tracolli, c'è proprio un lungo attraversamento, una lunga marcia nel deserto della solitudine affettiva, della solitudine relazionale, ma relazionale vera, intendo dire, non quella del trovarsi, che so, nel pub a saltare, a bere aperitivi o in discoteca ad assordarsi, no?